qualcosa di bello, che di nuovo, di frizzante e di irriverente, di seriamente e sinceramente giallo rosso, perché è quello che ci piace. Quindi tra poco, insomma, avremo, no, un ospite ai nostri microfoni per farci anche due risate insieme e parlare di qualcosa di divertente, oltre ovviamente che fare gli auguri al nostro capitano. Che belli che sono questi, poi tra l'altro questi spezzoni che ci manda la regia, in vecchie interviste, tante cose belle. Con noi Johnny Palomba, buongiorno. Olè! Buongiorno, buon Natale a tutti. Buon Natale, buon Natale. Che fai oggi a pranzo, Johnny? Grandissimo. Beh, sì, c'è il tacchino ripieno, queste cose qua che si usano, no, il 27 di settembre. Oggi bisogna stare attenti. Abbiamo fatto l'albero. Sta attenti a non mangiare troppo pesante. Insomma, no, belle, poi, cose. Insomma, si gioca a tombola, sì, con, sì, genitori, con i genitori, con la famiglia, con gli zii anziani, queste cose qua. Prezio, sì, è carino, ma fate anche la tombolata voi? Come? Fate anche la tombolata? Come no, certo, certo, cioè, certo. Premi la tomba con i regali riciclati, insomma, si fa questa roba qua. Certo, ognuno deve portare qualcosa di brutto di solito, pure con i miei amici faccio così, C'era pure la riffa, quella brutta, la riffa brutta la chiamiamo. Oddio, insomma, che bello, no? Quanto amo sta città, sta vedi, squadra, rigorosamente. Rigorosamente. Senti un po', un ricordo al volo del capitano, dicimi che è morto, sono d'accordo con te, però se ti dicono Francesco Totti, il primo fotogramma che ti viene in mente. Anche legato alla tua vita. Legato alla mia vita, quando l'ho visto una volta, l'hanno visto tutti, no? Esiste, sì. cioè, fuori dal campo esiste anche, sì. Anche se poveraccio, ogni volta che si muove deve essere una roba terribile per lui, bella ma anche terribile, ma è la prima volta che l'ho visto, insomma, dal vivo, così, come un comune mortale. E niente, è normale, è una persona normale. No. Bene. Sì, che questa credo sia la cosa strana. Sì. Esatto. Io spero di non incontrarlo mai adesso, perché io l'ho incontrato quando ero piccolino, ritiro, ma insomma non capivo, io penso se lo incontro adesso veramente mi sento male, penso sì, potrei avere una reazione. Io mi innamoro ogni volta, pensa che lo vedo. Non sarebbe una cosa bella per lui, insomma, neanche ad attaccargli queste cose. Però la cosa veramente bella sua, che ho avuto l'opportunità di intervistarlo più di una volta, mm-hmm. cioè di avere a che fare, è che veramente è una persona, cioè adesso sembra una roba così, però è proprio, arriva, a parte che appena arriva è come se, non so, c'ha, è come se ci avesse attorno, vabbè, insomma, questo è perché sono proprio innamorato io. Si sente, la confusione però, dell'amore, sì, sì. Però no, è veramente una persona che sta, come dire, vabbè, sta fa la banalità, però veramente è attento a tutti, cioè nel senso che arrivi, ci stanno 10 persone che stanno lavorando dal primo all'ultimo, è il primo a fare questa cosa, non è una star, ecco, non si comporta da star, questa è una cosa bellissima del nostro. Peraltro pazzesca, Johnny, cioè nel senso, una persona, un personaggio che diventa così tanto famoso nello star system del calcio, che riesce a non dimenticare quelle che sono le origini, a rimanere esattamente legato solamente alla sua passione per quello che è il gioco del calcio, cioè lui non è cambiato veramente niente, è ma francamente perché lui pazzesco. In fondo vorrebbe veramente essere, credo, a volte una persona normalissima, cosa che non è, perché se gira per Roma ovunque c'ha sempre una coda di persone, se stai in un ristorante c'è la coda fuori che vuole farti la foto, se stai in un posto pubblico c'ha addosso, ecco, penso che in fondo lui vorrebbe, esatto, beh, non a caso quando la Roma, no, nel 2001 vinse lo scudetto, lui andò di nascosto con i caschi integrali, attesa a farti giri per testaccio insieme ai compagni di squadra, perché voleva festeggiare come una persona normale, e questa forse è la cosa che un po' gli manca, chissà, però va bene così, Per quanto riguarda i festeggiamenti che mancano anche a noi, guarda, prima di poi c'è un bel evento lunedì che ricordiamo e che ti vedrà protagonista, volevo chiederti sul nostro campionato, quindi sul campionato romanista, cioè rompipallone di gnocchi che oggi recita così: tempo di rinnovi alla Juventus, ieri la società bianconera ha rinnovato il contratto a Lichtsteiner e al guardalinee Preti, questo per dire che siamo tornati un pochino indietro nel tempo, come la stavi vivendo, come l'hai vissuta? Ma guarda, io la cosa della Juve che di domenica sera non è la notizia, non è questa, ma che Antonio Conte ha cambiato il gatto che ha in testa, prima era nero e adesso è rosso, non so se ci avete fatto caso, questa era la notizia, abbastanza. altro che guardaline, quella sembra la un po' Solange volendo, gli assomiglia parecchio, potrebbero essere anche rosso. Per sviare un po', capito, insomma, l'attenzione, ha messo il gatto rosso in testa, questa è la notizia, per il resto sinceramente
non iniziamo a pensare a sta roba, sennò rivediamo di nuovo piccoli, bene, dai. Non bene, se ne esce bene, più. Bene. Invece tu a cosa stai pensando in questo momento? Ci pensi già a questo Fiction Film Fest di lunedì sera, insomma, perché tu comunque sarai ospite lunedì sera con Intreatment. Oddio, con Intreatment, questa web serie che è costata veramente 2 lire, sì. Ma veramente fatta a costo zero, però adesso insomma se uno ha delle idee può realizzare anche le cose a bassissimo costo perché ci sono dei mezzi che te lo consentono. È una bella cosa, insomma, sono contento che la Roma Fiction Fest abbia pensato a questa web serie e abbia pensato alle web serie, sì. E ci sarà addirittura il tappeto rosso o rosa, arancione, non so bene di che colore sarà, e saremo lì alle 8, ci sarà la proiezione, faremo il tappeto rosso tutti col cappuccio e gli occhiali scuri, tutti mascherati, e una cosa importante, venite perché l'ingresso è gratuito, insomma fino a esaurimento posti, ma è un posto bello grande perché è la sala Petrassi. Bello, no, una cosa bella. Io ti ringrazio per le lacrime che fanno degli episodi che veramente finisci male. Ti senti veramente, io mi sono veramente. Io casco puntualmente male dal divano perché mi contorco tutta, ma questo è bellissimo. Le produzioni. No, tra l'altro ci sarà l'ultima puntata che non è stata pubblicata su YouTube, quindi insomma almeno c'è cioè il finale di stagione. L'esclusiva. Devi sapere, Gione, che io sono un grande fan anche di Intreatment. Quindi vedere Intreatment dopo Castellitto è stata una cosa scioccante, naturalmente. Vita, sta impazzendo. Comunque tappeto rosso, rosa o di lustrini e pagliette che sia, sarà comunque sia una bella serata. Noi ci saremo, tra l'altro te lo dico, ti avverto, così dici no, non è che poi ti avverto da adesso, ti verremo a disturbare perché vogliamo qualche tua parola, quindi arriveremo con microfonino tipo le Iene a romperti le scatole. Ora sarà da capire quale col cappuccio e gli occhiali sarai, ma ti troveremo comunque. Ma va bene uno qualsiasi, ma che un giorno, ma neanche capito a fare lo scaricabarile così, e no, invece noi vogliamo te, quindi ti troveremo, caro Johnny. Intanto grazie di essere stato con noi in questa mattina nata di celebrazione del Santo Natale. Buon Natale, non mangiare troppo e vinci. Buon Natale, ciao. Ciao. Hermosa, preziosa, linda niñita. Chi era il tuo idolo da ragazzino? Giannini. Che era anche molto bello, devo dire. Mi piaceva pure a me, ero maschio. Vabbè, mi piaceva perché... Era bello. Il principe, capelli lunghi, la maglietta roba, forse... Poi giocandoci insieme faceva un altro effetto. Esatto. Senti, da piccolo non hai mai pensato di fare qualcosa di diverso dal calciatore? Allora, inizialmente a me mi è sempre piaciuto fare il benzinaio. Come? E uno per l'odore della benzina. Mi piace proprio della benzina. E lo sai che questo è un problema di tanti giovani oggi, no? Che tu precorrevi i tempi. E poi perché ogni volta che andavo a mettere benzina con mia madre e mio padre, che aprivo il portafoglio e vedevo un sacco di soldi, allora gli dicevo io farò un benzinaio perché... E tuo padre cosa ti diceva? Dicevo sì, poi capirai. Ti ricordi la prima volta che ti hanno portato allo stadio? La prima volta avevo 7 anni, 7 anni in Tribuna Tevere, che non vedevo niente perché c'era il sole, vedevo o non vedevo, però... E poi lontanissimi i calciatori erano, no? Lontanissimi. E hai cominciato a che età a tirare i primi calci al pallone? Ma io ho camminato a 8 mesi e a 9 mesi già c'avevo la palla a mezzo di piedi. Camminavo sulla sabbia di Santo Stefano col pallone, sì. 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 Sì.